il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza le linee di indirizzo per l'elaborazione del programma di attività di IRPET definite dal Governo regionale, registrando 28 voti favorevoli e 10 astenuti. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha espresso parere positivo a maggioranza sui bilanci preventivo 2022 e pluriennale 2022-2024 dell'Agenzia regionale di sanità. Presentato in consiglio il volume Bambine negate di Marina Pratici, Jacqueline Monica Maggi e Anna Massi, già vincitore di riconoscimenti internazionali, sarà presto tradotto in spagnolo e inglese. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con 28 voti favorevoli e 10 astenuti, le linee di indirizzo per l'elaborazione del programma di attività di IRPET definite dal Governo regionale. Per quanto concerne il 2023, il programma prevede una distinzione tra le attività istituzionali, che la legge istitutiva dell'IRPET attribuisce allo stesso attraverso il finanziamento ordinario, e le attività comuni, più direttamente connesse agli obiettivi dei fondi strutturali europei e regionali, oltre che al loro specifico finanziamento. Il Consiglio regionale ha condiviso sostanzialmente le linee di indirizzo che la Regione ha trasferito ad IRPET, in quanto l'attività di ricerca che questo ente svolge si dimostra da sempre particolarmente preziosa per l'azione di governo regionale, ma a maggior ragione si dimostra tale in questo contesto storico, un contesto caratterizzato da profonda incertezza, nel quale da una parte occorre fronteggiare la crisi energetica, i rincari dei costi che sicuramente incidono sul prodotto interno lordo anche della nostra regione, dall'altra la necessità di far fronte alle tensioni internazionali e al minor approvvigionamento di risorse che si registra in questo periodo. Il tutto in un momento storico particolare come questo, nel quale la Toscana, come le altre regioni italiane, è chiamata a vivere la sfida del PNRR e quindi l'utilizzo delle risorse in una logica di sviluppo compatibile. In questo contesto l'attività di ricerca di IRPET diventa particolarmente importante anche sotto il profilo della consulenza che viene prestata da questo ente sia alla Giunta regionale che al Consiglio regionale, ed è per questo che il Consiglio regionale toscano ha deciso di approvare le nuove linee di indirizzo ad IRPET, nelle quali peraltro ci si appunta su un aspetto particolare, quello della innovazione e della digitalizzazione, soprattutto allo scopo di considerare quali aree del nostro territorio regionale vivano uno stato di digital divide e capire quali ripercussioni questo possa avere sullo sviluppo dell'economia e della società toscana. Abbiamo negli anni espresso, quando c'era da esprimerlo, il nostro favore rispetto all'attività di IRPET. Quest'anno alcune cose ci lasciano un po' perplessi, innanzitutto perché credo che quello che sta accadendo nel mondo e anche per l'economia italiana, con tutte le ripercussioni che ci sono dalla pandemia alla crisi energetica, porterebbe una serie di riflessioni. La prima sicuramente è se quella crescita economica inclusiva e sostenibile, che è sicuramente un obiettivo condivisibile ma molto ambizioso, sia oggi veramente da realizzare. Noi poi siamo rimasti basiti quando, vedendo un programma di attività con proiezione triennale, non si fa minimamente cenno a quello che dal nostro punto di vista è uno degli strumenti per far ripartire l'economia toscana, che è il regionalismo differenziato. Noi abbiamo chiesto al direttore, abbiamo sollecitato anche l'aula, perché ci è stato detto di una scarsa attualità del tema. In realtà, se andiamo a vedere l'attività del nuovo Parlamento e le parole soprattutto del nuovo Presidente della Camera Lorenzo Fontana, è sicuramente di stretta attualità. Quindi esprimiamo tutta una serie di perplessità sul programma di attività che dal nostro punto di vista deve essere aggiornato di più per rispondere meglio alle necessità e alle problematiche del momento. Ne abbiamo votato a favore perché abbiamo dato a IRPET l'indirizzo di affrontare uno studio sul digital divide in Toscana, cioè su come la diffusione di internet, della rete in Toscana,
possa creare differenze tra una zona rispetto all'altra. Noi abbiamo chiesto di inserire due valutazioni che secondo noi sono fondamentali, ovvero di capire se questo divario digitale che esiste ad oggi tra alcune zone piuttosto che altre influisce anche sulla diffusione, sulla nascita di nuove imprese, cioè soprattutto le imprese individuali, le ditte più piccole, cioè se uno deve aprire ditta oggi valuta o meno di aprirla in una zona dove la copertura internet è più forte rispetto a un'altra, se sì o no, e soprattutto anche sulla scelta della residenza. Quindi il tema della residenzialità, tanto cara ai nostri sindaci, cioè cercare di capire una persona dove va a vivere, se oggi nella scelta della zona dove vivere, dove acquistare una casa, dove radicare la propria famiglia, prende in considerazione anche la copertura digitale, la presenza o meno di internet, e anche questo secondo noi è un tema importante. Quindi siamo curiosi poi di vedere cosa ne nascerà da questo studio, perché oggi purtroppo la Toscana ha troppe zone dove si paga ancora un gap digitale rispetto ad altri. Dopo ampio dibattito, il Consiglio regionale della Toscana ha espresso parere positivo sul bilancio preventivo 2022 e pluriennale 2022-2024 dell'Agenzia regionale di sanità, registrando 22 voti favorevoli e 15 contrari. Ad illustrare l'atto, il presidente della Commissione Sanità, Enrico Sostegni, che ha ricordato come il totale del valore della produzione sia fissato in 5.696.627 euro per il 2022, in 3.960.879 euro per il 2023 e 3.622.304 per il 2024. Il bilancio, bisogna distinguere, ci sono due atti. Uno sono quelli degli atti di indirizzo sull'attività scientifica dell'ASC che abbiamo dato nello scorso Consiglio regionale, nel quale tra l'altro, essendoci un avanzo d'amministrazione di oltre 80.000 euro in ARS a riprova della buona gestione, 70 li abbiamo destinati proprio, ma questo nello scorso consiglio, ad un'analisi su tutta la Toscana, l'avvio di una ricerca su quello che è lo stato del benessere psicologico dell'infanzia e adolescenza e la diffusione dei servizi pubblici e privati su tutto il territorio, perché è un tema emergente forte che riguarda tante famiglie, tanti ragazzi, tanti bambini, e quindi abbiamo necessità di avere dati più compiuti. Oggi invece abbiamo approvato il bilancio, un bilancio di 5 milioni e rotti di euro con un contributo di 3 milioni e 4 da parte della Regione, che è lo stesso da anni, quindi anzi quest'anno è stato ridotto di 150 mila euro. Nonostante questa riduzione del contributo, ARS è riuscita a produrre lavori scientifici che tutti noi conosciamo, che i cittadini stessi possono apprezzare collegandosi al sito di ARS, quindi un bilancio regolare, abbastanza piccolo, e che ovviamente ha tra le sue voci maggiori quella d'acquisto di servizi, cioè ricerche da parte di ricercatori delle varie università e spese di personale. Questa è la maggiore voce, e tra l'altro c'è stato un equivoco sul costo della sede di ARS. Ribadiamolo, ARS paga 128 euro all'anno di spese d'affitto perché è una sede regionale e la Regione, per una serie di accorgimenti contabili dei scorsi anni, è riuscita a far pagare solo questa cifra. Il lavoro di un'agenzia come ARS è sicuramente prezioso per riuscire ad avere dei dati sui quali basare le azioni di miglioramento della sanità toscana, che ancora oggi si basa fondamentalmente sul grande impegno degli operatori sanitari, medici, infermieri, tutto il personale che gira intorno ai pazienti e alla salute dei toscani, ma certamente non grazie a questa giunta e all'impegno e agli indirizzi politici che vengono espressi. Perché ancora oggi i problemi delle liste di attesa sono senza soluzione, se non addirittura peggiorati, e non si può ascrivere questo problema soltanto alla pandemia, perché sono problemi di vecchia data. Abbiamo problemi ancora agli accessi al pronto soccorso, dove vengono incolpati gli utenti di fare degli accessi inappropriati, quando invece poi si arriva a sopprimere le guardie mediche. ARS in tutto questo potrebbe avere un ruolo fondamentale se avesse l'autonomia, l'indipendenza e la libertà di poter indagare bene su quelle che sono le responsabilità politiche di questa giunta.
cosa che evidentemente non gli può essere permessa trattandosi appunto di un'agenzia regionale. E quindi ci troviamo anche ad avere delle azioni che vengono indicate in maniera generica e senza indicatori, non si riescono ad avere dei monitoraggi, anche un accesso ben preciso a tutti i dati che dovrebbero essere monitorati, persino nelle aree SIN, dove ci sono delle evidenze epidemiologiche di problemi legati a delle circostanze ambientali che non si riescono a identificare bene proprio per un lavoro che non si riesce a fare in maniera accurata. Ecco, noi non ci sentiamo di dare responsabilità ai tecnici di ARS per questo. Se si cambia la cultura, si cambia anche il destino delle donne. È questo uno dei messaggi più potenti che Marina Pratici, Jacqueline Monica Maggi e Anna Massi hanno lanciato dal Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso, in occasione della presentazione del loro libro Bambine Negate, il volume che tratta il doloroso tema della violenza di genere dal punto di vista delle bambine abusate nel mondo, ha già riscosso enorme successo, potendo già contare diverse ristampe. Questo è un libro importante perché nel gran parlare che si fa, molto parlare, spesso poco agire sul tema della violenza contro le donne e sulla segregazione di questa maggioranza della popolazione, perché ricordiamoci che stiamo parlando di una violenza esercitata su una popolazione che è la maggioranza degli esseri umani, noi ci troviamo spesso a non considerare gli effetti riflessi e gli effetti a lungo termine dell'abuso e della violenza. Sono condizioni che limitano l'espressione della personalità, che privano la società tutta di energie che queste persone ferite potrebbero utilmente riversare a beneficio di tutti. È una ferita a tutta la società e dobbiamo occuparcene. Io sono molto grata a Marina Pratici e alle coautrici di questo piccolo volume che sta avendo un grande successo anche a livello internazionale, se ne parla, proprio perché tocca in modo preciso, senza sobrio e con appunto la precisione di chi professionalmente e tecnicamente si occupa di questi temi, un aspetto delicatissimo della violenza, cioè il dopo, ciò che ci nega, lo sviluppo, il lungo periodo, l'effetto, l'incidenza che ha sulle personalità e sulla loro capacità di contribuire alla società tutta. Il libro Bambine Negate, scritto a più mani da persone altamente qualificate, va proprio in questa direzione, portare all'attenzione sì del Consiglio ma in realtà di tutta la comunità toscana, proprio perché la presentazione si tiene qui nelle sedi del Consiglio, un tema così forte, così importante come quello della violenza di genere collegato all'infanzia, trattato in tutte le sue diverse sfumature. Io voglio ringraziare coloro che hanno dato vita a questo importante progetto, che è un progetto sia culturale che sociale. Dall'editore Helicon di Poppi, quindi un editore toscano che ha deciso di investire su questo messaggio, su questo insegnamento e anche su questo argomento di riflessione, ma anche le autrici che dimostrano competenze trasversali, che vanno dalla competenza più strettamente collegata ai saggi, alle opere letterarie, a quella invece calibrata sull'esperienza di magistrato nell'attività quotidiana, nelle aule dei tribunali, a quella di psicologa e di psicoterapeuta. Nasce da un incontro, nasce da un congresso, possiamo dire, per semplificare, che l'opera raccoglie gli atti di questo congresso, un congresso in tema della violenza di genere, va da sé, con una specifica importante, a parer mio di significanza prima, che è quella della violenza di genere nell'infanzia, che talora viene praticata e quindi viene subita chiaramente senza che si colga come tale, e c'è un chiaro riferimento anche ai concorsi di Baby Miss, che è un tema assolutamente insensatamente poco esplorato, perché è una forte predazione del diritto a essere una bambina, quindi già vai a predare il diritto in età adulta, perché se a 5-6 anni vai a mandare il messaggio a una bambina piccola davvero, che è vincente solo se è magra, solo se è bella, ecco, dunque noi abbiamo già negato il pieno sviluppo completo di una personalità femminile adulta. Quando noi ci troviamo di fronte a questi pazienti che da bambini hanno subito, soprattutto a pazienti donne che da bambine hanno subito queste forme di violenza devastanti,
È come se avessimo di fronte delle persone che per salvarsi hanno dovuto in qualche modo frantumarsi. Ci saranno parti di loro che funzionano e parti di loro invece che rimarranno nell'ombra, ma che la notte si presenteranno sotto forma di flashback, sotto forma di terrore. E quindi è proprio come se camminassero con una palla al piede di piombo, come se la vita fosse molto, molto faticosa, perché il loro sistema nervoso autonomo funziona in maniera completamente diversa rispetto a come funziona nelle persone che hanno avuto un'infanzia sicura.